E più che parlare di natura, io parlerei proprio di suolo, perché in fondo il rapporto dell'uomo è con la superficie, è con la superficie terrestre. Quindi questo rapporto uomo-suolo è certamente un rapporto dialettico, in cui la natura pone una serie di questioni, di problemi ai quali l'uomo cerca di rispondere. Sono problemi semplicissimi all'inizio, e che poi, mano a mano che l'uomo risponde, diventano più complessi. Quindi l'asticella, no, del livello di risposta deve essere sempre più alto. E quindi, mano a mano, naturalmente, queste risposte tendono a trasformare il suolo da un suolo completato, del tutto naturale, da un suolo sempre più antropizzato, quindi reso artificiale dall'uomo, fino a che oggigiorno praticamente non esiste più, posso dire che non esistono più paesaggi naturali, o del tutto naturali, anche se possono sembrare, perché tutti sono stati trasformati in qualche modo dall'uomo. Vi faccio vedere il crinale perché in qualche modo il crinale, come accezione geografica, ha un fortissimo impatto su quello che io penso a proposito dell'idea dell'inizio. Bene. Vi faccio vedere il crinale perché il crinale è quella forma geografica che è come il tetto di come il colmo di un tetto, no? Cioè è una linea praticamente che ha due versanti da una parte e dall'altra, e quindi è l'unico luogo asciutto in natura che si possa trovare, perché l'acqua praticamente scorre o da un versante o dall'altro. Perché è così importante il fatto che sia un luogo asciutto? Perché naturalmente il versante può stare a, dico, il crinale può essere a grande altezza, a 3.000 metri, come il primo che vi ho fatto vedere, può essere a 500 metri su una collina marchigiana come quello che avete di fronte. È un luogo importantissimo perché è l'unico luogo asciutto che l'uomo primitivo, senza tecnologia e addirittura senza scarpe, può percorrere. È l'unica strada naturale che esiste in natura che l'uomo senza attrezzature può percorrere. L'uomo che all'inizio è un raccoglitore, è fondamentalmente un nomade cacciatore, quindi si avvantaggia di queste strade preistoriche. E hanno altri vantaggi. Essendo in alto, per esempio, permettono l'orientamento, che non è permesso a chi vive nelle piane, come noi oggi. Dà un vantaggio militare, perché chiaramente chi è in alto ha un vantaggio militare, questo sempre, anche oggi. E poi, naturalmente, permette le grandi migrazioni, no, che si sono realizzate da 100.000 anni, a oggi, praticamente, in giro per il mondo. Ecco, è un trucco, questa è un'immagine del Vercellese con le risaie, ma volevo dare l'idea di che cosa vedeva l'uomo primitivo dall'alto. Perché sapete, il piano, la pianura, non esiste in natura. È una serie di piccoli avvallamenti che si susseguono, dove l'acqua alla fine ristagna. Nella piana, se non ci sono interventi umani di drenaggio poderosi, si formano paludi che sono di fatto non traversabili, donde quindi la necessità per l'uomo di muoversi all'inizio dove è possibile, cioè sulle montagne. E quindi il mondo dell'uomo primitivo è un mondo che è esattamente l'opposto del nostro, un mondo che guarda dall'alto, mentre noi ormai, scesi in pianura, guardiamo quel mondo dell'uomo primitivo dal basso, al massimo ci andiamo per le escursioni. Ecco, un crinale però può essere anche molto basso. Vedete, di fronte all'ingresso dell'MIT, quando si scioglie d'inverno la neve, i marciapiedi sono impraticabili. Allora tocca per forza bypassarli su questo piccolo crinale che sarà alto 20 centimetri. Anche questo è un crinale. Un crinale naturalmente in realtà poi è più un'azione, come dire, un pensiero, un'idea astratta che un'accezione geografica soltanto.
È chiaro che, per esempio, se ho un altopiano che è asciutto, allora a quel punto la mia linea si può allargare, può essere anche 3 km, e quello funzionerà sempre come un altopiano. Al limite, un cordone dunario, di fronte al mare, no, che separa il mare dalla laguna dietro, diventa a questo punto un crinale su cui tribù primitive possono camminare, raggiungere il mare, camminare lungo il mare, spostarsi. Questo spiega, per esempio, tutto dall'Egitto fino al Marocco del mondo primitivo. Il deserto al limite, può essere considerato un grande crinale. Dunque, allora, cerchiamo adesso di vedere, di ragionare un attimo su una domanda che mi sono posto un po' di anni fa. Ma esiste un tipo territoriale, ovvero un tipo di paesaggio, o il tipo di paesaggio, i tipi di paesaggio? Certamente sì. E allora, vediamo un attimo. In questo rapporto di costruire questo rapporto dialettico in modo un po' schematico, un po' a quadretti. Allora, se io, diciamo, riduco le morfologie del territorio, morfologie dei paesaggi, a quattro fondamentali che ho messo sull'orizzontale, voi vedete c'è il crinale, collina, ma soprattutto il versante di collina, il fondo di fondovalle e il piano, l'ultimo a destra. Anzi, aspettate che io posso fare una cosa. No, ho fatto un casino. L'ho ridotto, vero? Provo a fare così. Sì. Ora vediamo la modalità relatore. Me la rimette grande, Ennio. Stavo solo facendo una cosa semplice, stavo solo cercando di mettere un puntatore. Nascondi visualizzazione relatore. Nascondi visualizzazione relatore? Grazie. Ok. Grazie. E dove puntatore? In ogni caso, noi da Webex possiamo zoomare Ah, nell'immagine, quindi chi va lo bene, ma desidera. insomma, ecco, vedete, diciamo, ridge, crinale, versante di collina, se volete, fondovalle e piano. E le incrocio con quelli che possono essere gli insediamenti coerenti, diciamo, e che anche si sono verificati nel tempo rispetto a queste morfologie del territorio. Credo profondamente, questa è un'idea mia, che in realtà il disegno, la forma del territorio è determinante, al punto tale che, tu dammi la forma del tuo territorio e ti dirò anche quella che è la tua storia. Posso anche immaginare quella che sarà la tua storia, che è vincolata dalla forma del territorio. Bene, ritornando al ragionamento, io in verticale metto, quindi quelli che sono gli insediamenti coerenti, che nel primo caso in alto sarà, che ne so, una casupola o una corte, una struttura elementare, sotto un aggregato elementare non gerarchizzato, un piccolo villaggio, un pago. E poi via via, per livelli di complessità più alti, una municipalità in cui ci sono strutture istituzionali, commercio, eccetera, che potrebbe equivalere nel nostro mondo italiano a una piccola cittadina, per esempio, e poi una conurbazione, cioè più di una città addirittura, che forse da noi in Italia non esistono. Penso anche a quelle conurbazioni del terzo mondo, in cui in modo molto seriale, eccetera, si mettono insieme 3, 4, 5 milioni di persone. Bene, quindi a questi in verticale sempre, io non l'ho disegnato, si dovrebbe anche mettere quello che sono le attività produttive, che naturalmente all'inizio sono semplicemente una divisione molto irregolare di piccoli lotti agricoli, perché poi essenzialmente abbiamo a che fare ragioniamo su un mondo tradizionale, quindi basato sull'economia agricola, eccetera, e poi la incrocio. Quindi ogni quadretto, se vogliamo, è un tipo territoriale. Cioè, il primo in alto a sinistra
in cui incrocio un insediamento alimentare con il crinale o un tipo, e così via. Va bene? Posso avere qui in questo punto, no, la municipalità è già un'agricoltura sviluppata su lotti regolari, eccetera, sempre sul crinale. Oppure andando in alto da sinistra a destra, posso avere un insediamento elementare sul versante, posso avere un insediamento elementare a un fondovalle sul Piemonte, eccetera, eccetera, e così via. Dunque, dove il rapporto fra offerta del suolo e risposta di antropizzazione è, diciamo, equilibrata? Sostanzialmente nella diagonale, sono quelli rosa che ho segnato qui, no? Qui la risposta è equilibrata. Non è che gli altri tipi territoriali non esistono, no? Esistono tutti, ma il rapporto è squilibrato. Ma esistono, sopravvivono, non c'è problema. Ora, voi potreste obiettare, sì, vabbè, ma perché in tutto sono quattro i tipi territoriali? No, per carità, possono essere infiniti, ma per il nostro ragionamento non serve. D'altra parte, il muratore, che era bravissimo, avrebbe aperto uno di questi quadrati, vedete? E ne avrebbe aperti altri 156. Ma insomma, non serve. Che altro posso dire? Ecco, una cosa interessante. Fino adesso io ho fatto una lettura sincronica, no? Ho detto prendo il mondo, ci sono 16 tipi fondamentali, eccetera, eccetera, e esistono tutti ancora adesso, no? Equilibrati o squilibrati. Però in realtà poi questo schema è molto interessante perché mi permette anche di leggere quella che è stata la storia dall'inizio a oggi, se vogliamo, attraverso una sequenza cronologica, cioè in modo diacronico, perché in fondo il primo quadrato in alto a sinistra corrisponde proprio all'inizio, no? Se volete, può essere identificato con l'inizio. E poi per fasi successive, 4 per esempio, io arrivo a momenti di estrema complessità finché raggiungo diciamo, il sistema più complesso, che è quello di una conurbazione nel piano, che è naturalmente quello più complesso. Però quello anche che entra in crisi, che è già entrato in crisi nella storia dell'umanità, no? E che appunto corrisponde poi alla crisi dell'impero romano, grosso modo, no? In cui questa struttura organica, complessa, estremamente straordinaria, entra in crisi, si sfascia. Ora, che succede quando questi sistemi, diciamo, questo ciclo si interrompe, cioè finisce, no? Finisce e succede che c'è di fatto un ritorno, che io ho rappresentato con questa rigona, con questo disegno rosso, praticamente c'è un ritorno, no, indietro, no? Un po' come il gioco dell'oca, però non è come il gioco dell'oca, perché non si comincia mai da zero. Si mantiene, si recupera sempre tutta una serie di cose già che appartengono alle fasi precedenti e si riparte. Si riparte nell'alto medioevo, ne parlo sempre per noi, per l'Italia, per arrivare all'oggi, che è ancora una volta il quarto quadretto in fondo a destra, e che è il mondo in cui viviamo adesso, che è un mondo in crisi. Crisi che adesso non la faccio lunga, crisi che comunque, diciamo, è un dato di fatto, non è una calamità, non è irrecuperabile. Semplicemente è un momento di forte sbandamento che in qualche modo va e andrà prima o poi fissato. Naturalmente ci sono mondi e culture diverse, no? E anche condizioni diverse, per cui non hanno tutte e quattro le fasi di sviluppo, per esempio, come è successo da noi in Italia, eccetera. E io mi ricordo che anni fa Renata Olo mi ha detto: e l'Iran dove sta? Naturalmente mi ha messo in crisi, dico, no, così, l'Iran dove sta? Ma l'Iran, poi alla fine ho capito che sta qua. Aspetta, vediamo.
Perché in fondo è un sistema di altopiani, cioè quindi di crinali, no? Che può essere vissuto appunto o attraverso percorsi di crinale o percorsi di mezza costa sostanzialmente. Quindi è un sistema più fragile, quindi è un sistema per esempio che prima ancora più facilmente può cadere in crisi, proprio perché è più sbilanciato, perché manca anche proprio di alcuni supporti del suolo, tipici del suolo. E naturalmente la condizione più sbilanciata è questa qua, dove l'offerta della natura è minima, quasi vicino a zero, e richiede un'operazione, un lavoro, no? Un'attività, una prestazione da parte dell'uomo enorme. È il caso, per esempio, dell'oasi, che esiste. Che sopravvive solo a condizione che l'uomo giornalmente ne faccia una manutenzione capillare. Tutte le oasi oggi, come sapete, sono in crisi proprio perché l'uomo non ha più tanta voglia di fare questa manutenzione capillare. Ecco, nel caso specifico dell'oasi, il ritorno è veramente un gioco dell'oca, perché non c'è recupero da fare. Si torna allo stato di natura se l'oasi non funziona, quando l'oasi non funziona. Dunque, insisto ancora su questa questione dei crinali e delle autostrade della preistoria rappresentati da questi lunghi percorsi. Sono lunghi percorsi, io l'ho disegnati qui, vedete, in modo molto dritto, no? Su un planisfero, ma in realtà sono molto meandrici perché non possedendo tecnologie per attraversare i fiumi, di fatto l'uomo del Paleolitico doveva per forza risalire alla sorgente del fiume, aggirarlo e tornare indietro e così via e così via. Allora, per esempio, se noi vediamo quello che sono stati i percorsi degli indoeuropei, che è l'ultima grande migrazione, no? All'incirca comincia 10.000 anni fa e dopo no, 5.000 anni fa, poi finisce circa. Dunque, scusate, dopo un conto, sarà sì, circa 8.000 anni fa e poi finisce intorno al 1000 avanti Cristo. Che interessa a noi perché di fatto riguarda direttamente l'Europa e l'Italia. Ora vedete che partendo dal tetto del mondo, gli indoeuropei, il Pamir, grosso modo, per tradizione sarebbe il tetto del mondo, quindi partendo di qua, scendono, attraversano tutta la piana, no, della Russia, bypassando il Volga, il Don, eccetera, bypassano il Danubio e arrivano in questo punto. Ok? Oh, l'altra invece autostrada della preistoria, sempre usata dagli indoeuropei, è quella bassa, che parte sempre da qui e passando da sotto. No? Passa attraverso via crinali soprattutto, ma molto più sminuzzati. Arriva in Anatolia, passa dall'Iran, dall'Anatolia, i Balcani e arriva in questo punto. Bene. Il terzo poi invece è la serie di. Naturalmente queste invasioni sono state delle ondate che sono durate 5.000 anni. Una delle ondate è quella degli Ari indoeuropei che invece si è rivolta verso l'India e che è entrata in epoca abbastanza tarda, no? Siamo nel 1800 a.C. più o meno, entra già in una fase successiva, proprio se vogliamo, a quella del crinale, che è quella insomma, non sale sui crinali dell'Himalaya, perché sono mica scemi, riescono in un paese arido, tutto sommato riescono a camminare in un percorso di seconda fase che appunto è quello di mezza costa. E di fatto mezza costa e poi tagliando qui, attraversando il Gange in questo punto, poi sempre di mezza costa riescono a controllare attraverso i Ghat, eccetera, fino alla punta dell'India. In Italia succede qualcosa di molto simile, anche se in piccolo, perché da questo punto d'ingresso qui delle Alpi Graie, seguendo il crinale appenninico, no, tutte le popolazioni indoeuropee arrivano fino a Reggio Calabria. E poi, via crinali minori, no, si stabiliscono
un po' in tutte le regioni italiane. Ecco, in questa idea del ripercorrere le tracce e soprattutto della permanenza delle azioni dell'uomo, che sono molto più permanenti di quanto noi immaginiamo, no? Allora, un sito come Roma, che è un sito dell'età del bronzo, com'è che è rimasto, è diventato Roma, la Roma attuale? Il motivo è molto semplice. Il sito, questo punto, anzi, in particolare, è questa, del Tevere, è l'unico guado in 400 chilometri. È un punto in cui il fiume si allarga, quindi l'acqua è molto bassa, e quindi è un guado naturale usato dalle popolazioni, dalle civiltà, oserei dire, che a quel tempo stavano nel Lazio, che sono gli Etruschi che scendono via Crinale, scendono dalla Toscana finché arrivano e si affacciano sul Gianicolo, i Sabini che, dopo aver passato l'Aniene in questo punto, arrivano sul Quirinale e quindi si affacciano sul piano, sul fondovalle che poi sarà il Foro Romano, e alla fine i Latini, che sono gli unici che seguono un percorso di seconda fase, no? Tagliante rispetto a tutta una serie di corsi d'acqua. Ecco, questa sintesi poi diventerà, si stabiliscono sui colli intorno a Roma e poi di fatto questa sintesi diventerà Roma. Ma sì, questa è la sintesi anche, è la storia anche di città come Saragozza, di Istanbul e così via. Vi faccio vedere un'altra cosa perché voglio sottolineare un altro aspetto. Dunque, questa è una piccola regione dell'Algeria che si chiama Kabilia, una regione di montagna in cui questo fronte di montagna scende verso il basso anche della figura e dove scorre un fiume. Io su questa carta a 50.000 ho disegnato i percorsi di crinale, che sono tutte le righe nere, quindi non le faccio. Queste righe nere sono punteggiate da punti bianchi, diciamo, che sono tutti insediamenti. Quindi i villaggi hanno questa caratteristica che o siedono direttamente sul crinale principale o si attestano su crinali secondari, no, derivati dal principale. La cosa interessante che mi dicono i libri di sociologia è che le tribù appartengono a un crinale, cioè ogni crinale esprime di fatto una tribù, compreso anche che prende anche il nome della tribù. Quindi tutti quei villaggi che stanno su un unico crinale, provo a farne uno così, tanto per, tipo questo qua, guardate, lo faccio male. Ecco. Tipo questo, eccetera, che poi c'è un derivato qua, eccetera. Portano lo stesso nome, sono consanguinei e sono diversi, per esempio, da questi altri, di questo altro crinale. L'altra cosa importante è che naturalmente i crinali, cioè gli insediamenti poi diventano tanto più importanti quanto più siedono su lunghi crinali di lunga percorrenza, perché chiaramente sono le strade più larghe e più importanti. Non è un caso poi che la capitale di tutto questo sistema si trova qui alla fine di questo lungo percorso, quando si affaccia sulla valle stessa. Questo mondo, è un mondo esclusivamente di crinale che si è mantenuto così, in perfetto equilibrio fra attività produttive dedicate all'arboricoltura, no, essenzialmente, e forma del territorio e possibilità di percorrenza di questo territorio. Voi vedete che sostanzialmente tutti i villaggi, no, che sono questi, eccetera, sono tutti più o meno filiformi. Eccolo qua uno, quest'altro. No, il percorso di crinale passa dentro al villaggio. Quello che voi vedete sotto, invece, qua è una strada costruita dai francesi dopo il 1857, i quali naturalmente per conquistare questo territorio, che di fatto era impenetrabile, perché come fai a conquistare un territorio in cui devi conquistare villaggio per villaggio a piedi, eccetera, eccetera.
Allora, di fatto loro piazzano un forte, Fort Napoleon, in mezzo a due crinali e di fatto dominano col cannone questi. Poi per impadronirsene, costruiscono strade di seconda fase, cioè delle strade costruite sulla stessa curva di livello. Vabbè, la vedete, è perfettamente orizzontale, no? Che noi chiamiamo di controcrinale, no? Perché di fatto poi a un certo punto incontra in questo punto poi vedete che incontra il percorso di crinale che è quello del villaggio. Bene, quindi il crinale diventa costruzione politica, diventa supporto di una civiltà e così via. Ma vi faccio ancora vedere, scendendo di scala, questo dettaglio. A sinistra voi vedete la riga gialla, che è la linea di crinale, che attraversa questo semplice villaggio agricolo e che si attesta a sinistra e a destra della strada principale. E poi, a scala ancora minore, voi vedete che ogni casa attestata sulla strada, ecco qua, no? Poi cresce nel tempo, no? Cioè il figlio, il nipote, eccetera, eccetera, in modo lineare, scendendo lungo il pendio e quindi avviandosi verso l'attività produttiva. Quindi di fatto poi c'è una relazione strettissima, quello che cercavo di dire prima, uno dei principi fondamentali, c'è una relazione strettissima fra le scale. Quello che io faccio alla scala alta ha sempre un'influenza alla scala bassa, e anche se io muovo un tramezzo in una scala bassa, nel suo piccolo influenzerà e modificherà la scala grande del paesaggio. Quindi, per riassumere, no, vedete questa cartina muta, che cosa succede? Che il percorso, no, è un percorso, no, curvilineo, che passa sempre a monte delle sorgenti e che poi invece per attestarsi va a infilarsi in queste forcelle, no, che sono dei promontori in realtà, che naturalmente lo difendono almeno da due lati, e dove c'è l'acqua, mentre il crinale, come vi ho detto prima, non c'è. Tutto qui. Al massimo può succedere in questo mondo che in alcuni momenti particolari si riesce a fare sintesi, no? E quindi due crinali scendendo trovano un punto di guado e quindi si forma una sintesi e quindi un collegamento fra due crinali, cioè due piccoli mondi, e quindi costituiscono un mondo un po' più grosso. In questo mondo, dove la gente non ha le scarpe, non ha attrezzatura praticamente, e dove si muove di continuo e vive di raccolte, vive di prodotti che sono forniti gratuitamente dalla natura, e diciamo dove si ripara? Si ripara nei ripari, che a seconda del territorio, della composizione geologica anche di questo territorio, può essere offerto da una grotta, come in questo caso, che si chiama non a caso riparo della Sperlinga, e adattandolo magari un pochetto, insomma, no? Modificandolo un po', ma sostanzialmente accettandolo per quello che è. E questo fa sì che sviluppa una capacità, no? È un rapporto con la grotta, no? Che poi si ritrova nell'architettura successiva, no? Vi faccio vedere qui un tempio indiano, dove poi queste cose sono molto più evidenti, non so perché. E se vedete l'immagine di destra, il tempio è Kailash, sta nell'India centrale. Questa è una montagna che hanno cominciato a scavare dall'alto, scava, scava, scava e scolpisci, scolpisci, scolpisci. Però di fatto, no, tutto quello che vedete a destra è un pezzo unico, no? La parte centrale, no? È un unico sassone, no? Anche questo, cioè, e quindi c'è questo mondo, no, di architettura, che è un'architettura tutta di sottrazione, e credo che per voi sia una novità, perché insomma voi giovani studenti occidentali, naturalmente pensate che l'architettura sia una questione di sommatoria, quindi di aggiunte, no? Di mettere una cosa sopra l'altra. Questo spesso è, ma non sempre. E quindi vedete a sinistra un'immagine da sotto che dà molto bene l'idea di come questa architettura e questa idea della grotta poi si ritrovi anche quando loro fanno architettura. Oppure una cosa abbastanza insolita,
sempre in questo tempietto, all'interno di una grotta che vedete, posso spostare? Ecco. Voi vedete questa grotta, è un tempio buddista, sempre nell'India centrale, e di fatto è una grotta artificiale, tutta scavata, no? E che poi stranamente, e questo è interessante, riproduce l'immagine di una capanna, cioè riproduce poi l'immagine di un'altra forma di riparo che evidentemente a questo punto era familiare in qualche modo anche a questi popoli che vivevano nell'India centrale. E che quindi ripropongono qui. E naturalmente anche questo è un unico scavo e di fatto è una scultura scavata all'interno, una grotta, insomma. Idea che si ritrova anche, che so, no, in una tomba, nelle tombe etrusche, dove sotto questi tumuli, no, di fatto. La casa dei morti viene rappresentata attraverso la casa dei vivi. E allora vedete in alto a destra e anche in basso a sinistra la pianta. Vedete in alto a destra più o meno quella che è una casa etrusca del tempo. Quindi siamo però nell'ultimo momento di questa fase di sviluppo, no? di questa civiltà, in cui sono rappresentati pilastri, architravi. L'architrave centrale che a Roma si chiama Somaro, che è quello che porta lo sforzo eccessivo, ma in realtà non è altro che uno scavo interno, cioè quindi è un'architettura anche questa di sottrazione come quella che vi ho fatto vedere. L'altro riparo invece, se voi non avete una condizione ideologica favorevole, vi trovate per esempio in una foresta, allora l'altro riparo è quello di adottare dei rami, delle frasche, creare quello che è un riparo, oppure prendere delle frasche più lunghe, più flessibili e cominciare a intrecciarle, no? In modo da costruire un riparo che vedete a destra più sofisticato e che col tempo poi diventerà la capanna. Attraverso alcune innovazioni tecnologiche specifiche. Tornando quindi questo è solo un segnale per dirmi che noi torniamo un attimo a questa seconda fase, in cui sostanzialmente l'uomo, qui siamo diciamo all'inizio del Neolitico, quindi ha già quel minimo di tecnologie di capacità, per esempio, per costruire dei percorsi di mezza costa. No? In cui si richiede evidentemente un po' di tecnologia, no? In cui per poter costituire una linea che sia pianeggiante, no? Che corra sulla stessa curva di livello, evidentemente devo compensare i vuoti, no? Compattando delle pietre, eccetera, creando delle sostruzioni che mi permettono questo percorso. Questo percorso di controcrinale. Che soprattutto particolarmente in questa seconda fase è importante perché permette di tagliare molti percorsi. Percorsi che poi si taglieranno ancora molto di più, evidentemente, quando qualche millennio appresso saranno in grado di costruire dei ponti che permetteranno evidentemente di bypassare, no? Di tagliare via. No? Tutto il percorso controcrinale, eccetera, eccetera, e quindi collegare più velocemente due controcrinali, ma comunque certamente più veloci. È anche il momento in cui, cominciando l'agricoltura a svilupparsi su queste pendenze, si crea il problema evidentemente di dover riportare queste pendenze a tutta una serie di piani, no? Per poter sfruttare l'agricoltura. D'altra parte, sappiamo perché elementare su un piano, su una pendenza teoricamente non si può praticare l'agricoltura a causa del forte dilavamento delle acque. Quindi bisogna creare una serie di piani su cui coltivare. Questo è il momento in cui appunto comincia questa trasformazione abbastanza consistente del suolo su queste sponde. Cosa importante, la capacità, si comincia a sviluppare la capacità di
di controllare, di progettare questi grandi spazi questi grandi paesaggi. Il processo adesso è questo. L'uomo primitivo comincia a sviluppare un processo di autocoscienza che probabilmente prende 80.000 anni, tutto il periodo paleolitico, insomma, e che arriva a compimento all'inizio del neolitico. Ed è un processo che passa attraverso prima la presa di coscienza del sé e poi la presa di coscienza del proprio sé nell'ambito di uno spazio più o meno grande, che nel caso dello spazio del paesaggio preistorico è infinito, è enorme, è estremamente dilatato. La terza fase è la capacità di saper, di provare, di arrivare a rappresentare questo paesaggio su una superficie, e questa è tutta la storia dei graffiti, di cui però non vi parlo. Ecco, questo processo passa attraverso queste fasi di presa di coscienza. Presa di coscienza che, non guardate il disegno a destra, che mi serve solo per ricordare che proprio in questo momento, e alla fine di questa fase, se vogliamo, che questa presa di autocoscienza è anche autocoscienza del valore estetico delle azioni che io, che l'uomo preistorico, compie sul paesaggio. Cioè, comincia a capire che non solo è utile, non solo è razionale, logico ed economico, ma è anche estetico. Ora, su questa cartina muta vi faccio vedere, vi riassumo brevemente un po' quello che è il ragionamento. Cosa significa il controcrinale? Controcrinale significa che, per esempio, tutti questi crinali scarichi vengono abbandonati per il controcrinale che taglia sotto, no? Che congiunge primitivi insediamenti e poi a sua volta genera insediamenti più bassi, sempre di forcella, uno, eccetera, eccetera, e molti più momenti di sintesi, quindi passaggi dei fiumi, guadi, no? Perché la tecnologia si è nel frattempo sviluppata. Una cosa importante da capire è da sapere che in questo momento, dunque in questa cartina muta io ho disegnato questa riga che è la riga, il bagnasciuga di un mare in realtà, i popoli del mare cominciano a arrivare, no? A stabilire delle stazioni che sono degli insediamenti, a risalire lungo i cordoni dunari dei fiumi e a incontrare questo mondo delle colline e delle montagne, no? E quindi si comincia a formare una civiltà che è la sintesi fra questi due mondi. In questo momento anche appunto l'uomo più che in tutta la sua storia riesce a progettare, a pensare, a tenere la dimensione dell'infinito di questi paesaggi incredibili, e quindi attraverso interventi anche notevoli, spostando dei massi enormi, eccetera, eccetera, ponendoli per esempio in circolo, e sono per esempio questi, si chiamano edge, che vuol dire circoli, stone edge vuol dire infatti pietra circolare, no? E uno di questi, mi sono scordato il nome, sono addirittura tre, no? In sequenza, li vedete in pianta a destra, li vedete sotto a sinistra, sono grandi circoli di pietre che in qualche modo definiscono questo paesaggio e definiscono il rapporto di questo uomo con il paesaggio. Stonehenge è quello più famoso e si collegano probabilmente anche a questo punto anche a una dimensione, se vogliamo, di scoperta di valori spirituali, evidentemente. Sono templi, sono culti probabilmente del sole, e sono opere straordinarie, sono opere che nascono per raccontare per raccontare il movimento del sole, che di fatto racconta una storia attraverso le ombre che si proiettano su questi oggetti. E poi ancora i tumuli, no? Che sono delle costruzioni, delle terre, delle colline riportate,
che sono quindi segni creati molto forti, cumuli, anche valli, no? Valli, cioè fossati, che servono a segnare fortemente la presenza dell'uomo in questo territorio infinito. Sotto questi tumuli molto spesso poi si trovano quelli che vedete a sinistra, familiari a voi della Puglia, sono i dolmen. In realtà sono quasi spesso strutture sepolcrali che si trovavano sotto a dei tumuli. I tumuli sono stati sciolti in quanto terreno di riporto dal tempo, e quindi è rimasto questo scheletro soltanto. Ecco, in India, dove questa idea, no, della caverna incontra l'idea della scultura a scala infinita del paesaggio, e dura moltissimo fino a, diciamo, all'epoca, non dico moderna, ma insomma, fino all'epoca classica, se vogliamo. E vediamo queste incredibili strutture, che altro non sono che enormi sculture, no? Vedete quella di sinistra, è un enorme masso in cui si è ricavato una grotta, e quindi una grotta tempio. In alto c'è un tempio, ma che in realtà non è altro che l'estensione di questo unico masso, cioè è un'unica pietra, no? Enorme però, no? Controlla tutto il paesaggio fino al fiume Narmada, che vedete in fondo laggiù, e che è il principale fiume dell'India. A destra Mahabalipuram, lo stesso ragionamento, un tempio di dimensione più conforme, sarà un 15 metri d'altezza, ma che è un unico grande sasso scolpito. Bruno Zevi avrebbe detto che questa non è architettura, perché non contenendo spazi interni. Ecco, è anche il momento in cui, diciamo, l'uomo, attraverso un'agricoltura piuttosto produttiva e quindi redditizia, riesce a creare un surplus che a questo punto viene conservato e scambiato, ma che anche, diciamo, richiede appunto di essere conservato. Quindi l'uomo diventa stanziale, quindi l'agricoltura si sviluppa, e si pone il problema a questo punto di creare strutture fisse, innanzitutto che siano delle vere e proprie dimore, no? E anche dei depositi per i prodotti. E naturalmente qui si pone il problema di relazionare il paesaggio con il materiale, perché i materiali naturalmente non vengono dalla Cina come adesso, ma vengono dall'uomo, vengono cavati, presi dall'uomo. E quindi, a seconda dei materiali, noi avremo un modo di costruire la casa, per esempio, no? Che è diversa da posto a posto. Ma molto semplificando molto, ma molto. In funzione della forma del territorio, io posso grosso modo dividere questo mondo dei materiali in due. Ho tracciato una riga in alto, vedete, che parte da sinistra, cioè sempre dal Pamir, no? E di fatto include l'Afghanistan, include, cioè non include, tiene al di sotto l'Iran, tutto l'altopiano anatolico, la Grecia, sale rapidamente, taglia a metà l'Italia a Firenze, no? Poi prosegue e segue la linea dell'Ebro. Grosso modo, se volete, questa è la divisione tra due mondi: il mondo in alto delle foreste, sostanzialmente, e il mondo più arido, no? Sotto, dove gli alberi tutto sommato mancano piuttosto, e dove prevale, e dove evidentemente il materiale quindi a disposizione non è altro che la terra. In compenso ce n'è moltissimo. Per astrazione, il materiale pregevole in questo campo, parente della terra, poi è la pietra, ma concettualmente sono la stessa cosa. Materiale invece del nord sarà il legno, il legname. Per quello poi noi le chiamiamo un'area elastico-lignea, quella delle foreste. Elastico perché il materiale usato, il legno, prevalentemente resiste a trazione. No? E mentre quello sotto si chiama plastico, il mondo di sotto si chiama plastico murario, perché è un materiale, quello della terra, che compattata resiste bene a compressione, pochissimo a trazione,
o poco a flessione. E questo naturalmente crea condiziona fortemente quella che sarà l'architettura. Dunque, invece, un'ultima notazione prima che cambio. Ecco, vedete quest'altra riga che ho disegnato qui col punto interrogativo che non riuscivo a cancellare, eccetera. Ecco, questo mondo qua invece è ancora un altro, anche questo è un mondo forestale. Va bene, simile concettualmente a quello superiore che ci fa. E naturalmente tutto questo ragionamento estremamente schematico serve un po' a ragionare, non tiene conto delle grandissime migrazioni, no, che sono avvenute nel corso di 100.000 anni. Per cui no, noi sappiamo che 80.000 anni fa e passa, e da allora, partendo dall'Uganda, no, c'è un lungo crinale che passa di qui, parte, va e finisce in Siberia. E poi non si sa, si dice pure che abbia attraversato lo stretto di Bering e sia andato negli Stati Uniti. Qua. Va bene, comunque diciamo, le migrazioni sono continue. Questo significa che parlare in senso stretto di una civiltà che è completamente una civiltà plastico-muraria. Plastico si fa riferimento al fatto che la terra è un materiale che va manipolato, no? Come va impastato, no? E, diciamo, completamente non esiste, no? In realtà avremo tutta una serie di condizioni ibride nella realtà. Però, quindi nel mondo plastico murario, dicevo, innanzitutto è fatto di terra, e la terra sostanzialmente si caratterizza per il fatto che per costruirla si costruisce in continuità, cioè nel caso specifico, no, io posso con l'ausilio di una cassaforma posso buttare la terra e poi dopo un metro mi fermo, poi ne butto ancora e quindi vado su per strati, e questo dà benissimo l'idea, questa immagine del modo in cui si costruisce un muro, no, in un mondo plastico murario, cioè per continuità e per stratigrafia. Questo è il risultato di un villaggio dell'Arabia Saudita sulla destra, ma la cosa interessante è che posso anche farlo senza cassaforma. In Yemen, per esempio, il muratore capo sta in alto, no? E sotto, diciamo, i manovali preparano la terra mischiata a paglia, eccetera, eccetera. Poi ne fanno una palla e la tirano a quello che sta sopra. E arrivano questi proiettili, tutti uno di seguito dell'altro, lui li acchiappa al volo e li mette sopra il muro. Poi, con la mano, plasma, e qui siamo in Africa, in realtà in alto a sinistra, come vedete. Però è l'idea che tu con le mani, no, puoi costruire, no? E puoi anche plasmare, ma puoi anche decorare, dare un decoro a questa superficie. E beh, diciamo, con le mani, per esempio, e senza uso di cassaforme, in Yemen costruiscono anche grattacieli di questo genere, che sono alti 40 metri, no? E che sono di terra cruda. Che tiene benissimo, no? Non tiene, solo il problema è l'acqua. Se ci sono delle perdite d'acqua, addio. Ma se no, tengono benissimo. Guardate un po' che roba, eh? Veri e propri grattacieli. Questa continuità naturalmente è espressa proprio dal fatto che il muro, una volta che sale, no, per strati, a un certo punto gira, continua, gira e forma la volta. E quindi praticamente noi possiamo dire che in una sola operazione in continuità, no, io creo il mio vano, il mio spazio. Questo nel mondo plastico murario, va bene? Nel mondo della terra, della pietra, dei mattoni anche. Ma anche oggi, diciamo, a destra vedete una struttura antichissima e a sinistra vedete una struttura nuovissima fatta da un architetto egiziano, Hassan Fathy, no, che ha recuperato questo sapere, no? Perché tutto sommato ancora molto più economico, no? In un mondo come l'Egitto, dove i contadini sono poveri e non possono costruirsi case di cemento armato, e tra l'altro con risultati estetici straordinari. E lui diceva sempre, ripeteva, perché era vecchio, quindi come me, insomma, si ripeteva, diceva: il modo di fare il pane non è cambiato da 10.000 anni a questa parte. Ed è vero. Lui diceva: ma se il pane è
è buonissimo fatto così dopo 10.000 anni. Perché se dobbiamo inventare cose strane quando quel sistema funziona benissimo? In realtà questo funziona bene per certi versi anche per l'architettura. Quindi, fino a che il modo con cui si può cucinare il pane ottimamente è quello, non lo cambiamo. Finché possiamo voltare uno spazio in modo straordinario in questo modo, non lo voltiamo. Se possiamo introdurre delle innovazioni ragionevoli, no? Lo facciamo e tramite la meme di cui parlavo prima la trasmettiamo ai nostri allievi. Ma solo se effettivamente l'innovazione ha un senso ed è economicamente utile. L'altro mondo, invece, dicevo, è quello in cui il riparo di frasche, no, poco per volta, si struttura in un sistema costruttivo che noi chiamiamo capanna. Vedete a sinistra una ricostruzione della capanna di Romolo a Roma e vedete, capite subito intanto la differenza. A parte il materiale, evidentemente, che è il legno, ma voi capite che la costruzione della capanna consiste intanto nella costruzione di quella che è la struttura di questo piccolo edificio, no? La struttura e la struttura della copertura, che in un secondo tempo, con un materiale anche diverso, cioè sempre ligneo, ma diciamo fatto di frasche, eccetera, eccetera, no, copre e chiude. Mentre nel mondo plastico murario no, si copre e si chiude con una sola azione in continuità. Bene, dicevo appunto che in realtà questa distinzione è una distinzione così di puro comodo per cercare di capire, no? Per sapere perlomeno che voi pugliesi, che io che sono più o meno romano, eccetera, siamo plastico murari. Quindi siamo più maestri a manovrare la pietra, e mentre invece, che ne so, un Bolzanino evidentemente è molto più elastico, ligneo, eccetera, eccetera. Poi però in realtà vi troverete sempre di fronte a condizioni ibride, perché che cosa è successo? Che le migrazioni soprattutto del Neolitico hanno portato popoli che erano maestri del lavoro, del costruire con strutture elastiche in luoghi in cui il materiale abbondante era invece la pietra. Anche capire che tutto sommato la pietra ha una durabilità superiore, e la durabilità oggi non l'apprezziamo tanto quanto l'apprezzavano i nostri antenati preistorici. Allora vi capita di vedere una struttura così come questa che si chiama Chaya, si trova in India per esempio, non è altro che un aggetto che serve a proteggere l'edificio dal sole, no? Quindi poteva essere realizzato in modo molto più semplice, tutto di pietra. In realtà è costruito con tutti i pezzetti, no? Tutti i pezzetti ed è montato, no? Con la tecnica del falegname. Guardate per esempio, ecco, questo capitello qua, no, incrociato, che è fatto fatto da una colonna, e poi abbiamo un capitello, poi abbiamo una struttura incrociata che serve a incastrare i travi, eccetera, eccetera. Tutto questo materiale è in pietra, viene scolpito al piede e poi montato a secco. Cioè, praticamente è un mobile, se volete, no? Non è, insomma, no, per noi che siamo un po' plastico murario, ci sembra un po' un mobile più che un'architettura, ma è un'architettura. Vedete poi, no, il maschio e la femmina a terra, no, di questo capitello, per esempio. È straordinario. E poi possiamo avere anche viceversa un mondo, diciamo, un popolo plastico murario che trasferendosi in un mondo delle foreste si costruirà delle case di legno, ma non utilizzando il sistema intrecciato, evidentemente, che è quello più logico, ma quello più affine a lui, cioè prendendo dei grossi, non so, immagini, ma immaginate, se avete visto qualche baita, no, in montagna, sulle Alpi, dei grossi tronchi, incrociandoli nell'angolo, eccetera, perché quello è il modo in cui un mondo può interpretare un materiale estraneo.
Il mondo della foresta poi naturalmente diventa sempre più sofisticato, ma sempre mondo della foresta resta, no? E allora l'architettura gotica, alla fine, non è altro, se volete, che una sequenza di capanne, eh? Vedete questo disegno in alto, la sonometria, in cui si costruisce, in cui l'abilità straordinaria di questi costruttori con la mente del falegname. No, praticamente hanno utilizzato al massimo il potenziale della pietra, costruendo dei pilastri e delle strutture filiformi, no? E intrecciandoli, no? E costruendo quindi prima sempre la struttura e poi dopo naturalmente riempendo questa struttura. Ma a questo punto, siccome il riempimento non è portante, diversamente dal mondo plastico murario, non è portante, può diventare di vetro e quindi queste capanne, no, trasformate in chiese gotiche, diventano delle capanne meravigliose e luminosissime e arditissime, ma vengono da questo mondo di falegnami costruttori di capanne. L'altra strada che può prendere la capanna è invece la seguente, cioè a parte che io tengo questa immagine in alto a destra per ricordarmi che no, questi costruttori poi di capanne, quando arrivano nel mondo plastico murario, usano la pietra, chiaramente. Quindi voi lo sapete meglio di me, il trullo non è altro che una reinterpretazione di questa capanna, no, attraverso una falsa cupola in pietra. Ma insomma, questo è il mondo. Ma dicevo, la cosa interessante è che queste capanne originariamente sono rotonde, evidentemente perché è più comodo da costruirle. Ma a un certo punto c'è un passaggio tipologico importante, un salto, no? Ne ho fatti due o tre, ma insomma, c'è un salto importante che è quello di definire invece una capanna quadrata. Una capanna da pianta quadrata che ha il vantaggio di avere uno spazio per dormire e poi uno spazio d'avanzo per passare, evidentemente, no? E che presuppone poi anche già un'innovazione tecnologica per far sì che il palo centrale di questa capanna poi attraverso una capriata elementare possa reggere il tetto e non aprirsi negli angoli. Ma diciamo, questa è la grande innovazione, no? Naturalmente noi di questo mondo non abbiamo neanche una testimonianza, perché è un mondo de deperibile, ma le testimonianze esistono attraverso la continuità in quelle civiltà dove hanno continuato a costruire in questo modo, cioè essenzialmente soprattutto in Africa, no? E quindi un ulteriore salto tipologico è quello del passaggio dalla pianta quadrata a una pianta rettangolare che quindi dà la possibilità di dividere lo spazio fra uno spazio, diciamo, vissuto di notte, per esempio, uno spazio in cui si possono avere attività anche di giorno e così via, no? E quindi naturalmente le iniziative tecnologiche seguono. L'importante introduzione è quello di rinforzare sempre di più il muro di sostegno di questa capanna, che all'inizio sono frasche impermeabili, ci passa il vento, la pioggia e tutto, e quindi poi diventano poi di terra cruda e quindi sempre più rinforzate, quindi in qualche modo si separano questi due mondi del tetto che continua una logica completamente elastico-linea e un basamento, se volete, che invece appartiene sempre di più al mondo plastico murario. Vabbè, vi devo fare vedere altri esempi, eccetera. No, c'è tutto un processo finché alla fine la pianta quadrata in realtà nasce da un problema che la capanna rotonda non si aggrega. E lo sapete bene perché il trullo ha questo problema. Tant'è vero che il trullo o lo trovate poi, diciamo, incamiciato da forme a base quadrata o rettangolare. Oppure in qualche modo prende forme diverse, insomma, perché effettivamente è difficile da gestire l'aggregazione. Facilissimo invece con una pianta quadrata, appunto.
questo punto ogni modulo di capanna si accoppia, si attacca all'altro, no? Finché alla fine la sintesi in realtà è rappresentata proprio dal cambiamento del tetto, cioè tutte queste capannucce unificano il tetto, quindi abbiamo questo tetto unificato sopra alle capannucce quadrate. E a questo punto siamo quasi arrivati, perché questa è la casa in linea, ragazzi miei. La casa in linea, scusate, la casa schiera. La casa schiera non è un'invenzione di un eroe del movimento moderno, ma è il prodotto lunghissimo di un processo di meme, no? E quindi di passaggio tradizionale di conoscenze sempre più innovate e che arriva alla casa schiera. Ma poi noi sappiamo che dalla casa schiera si passa il passaggio successivo alla casa in linea, cioè la casa con un corpo scala che serve due o tre appartamenti, che è quello in cui oggi viviamo. Vi faccio vedere questo, per chiudere questo discorso, queste due immagini molto interessanti. Sono due maestri della modernità, dell'architettura moderna. A sinistra è Marcello Piacentini, nato a Roma e operativo a Roma negli anni 30. Costruisce questo edificio istituzionale che è in cemento armato, ma che in realtà poi è chiuso da una parete molto, molto massiccia, molto massiva. Anzi, la scelta poi dei materiali, no? Il colore, eccetera, dà proprio l'idea di questa pesantezza, no? A destra c'è Giuseppe Terragni, architetto di Como, famosissimo, sempre degli anni 30, che costruisce questa casa del fascio come un palazzo rinascimentale, no? Anche lui fa un palazzo rinascimentale, ma in realtà costruisce questo palazzo rinascimentale tutto trasparente, no? Come quasi un edificio gotico, dove la struttura portante è ridotta a degli stecchini, no? In fondo è molto più simile a una capanna. È stata sempre buttata in ideologia. Bruno Zevi diceva a scuola che Marcello Piacentini era un fascistone, quindi faceva questa architettura pesante, fascista, eccetera. E poi cercava di rivendere invece Giuseppe Terragni, che era un altro fascistone, fratello di sindaco fascista di Como, come un antifascista. La realtà non è un problema ideologico. Marcello Piacentini nasce in un mondo plastico murario, vede architetture pesanti, vede architetture murarie. Il suo gene o la sua meme è quella di questo mondo. E gli antenati di Giuseppe Terragni probabilmente costruivano le case tagliando gli alberi delle foreste, tutto qui. Io potrei fermarmi a questo punto perché mi pare mi sono dilungato anche troppo, quindi mi fermo qua. In realtà poi il processo continua, evidentemente ci sono gli Etruschi e i Romani, ma magari ne parliamo un'altra volta. Vi ringrazio molto. Grazie, grazie a lei, professor Petruccioli. Io invito gli studenti a porre eventualmente delle questioni, delle osservazioni, prenotando il loro intervento attraverso l'icona che riporta la mano nell'angolo a destra del monitor, per cui poi vi verrà eventualmente attivato l'audio, oppure trascrivendola nella chat della piattaforma Cisco Webex, come anche c'è la possibilità di porre domande per chi ci sta seguendo su YouTube utilizzando appunto la chat di YouTube. Intanto io volevo ringraziare il professor Petruccioli per questo viaggio attraverso il quale ci ha condotto appunto ad esplorare e a conoscere questo nord e questo sud del mondo. I ragazzi del primo anno iniziano appunto in questo momento a comprendere forse meglio la differenza tra un mondo plastico murario e un mondo elastico ligneo, a capire appunto la stretta relazione di queste due che si traducono poi anche in tecniche, in sistemi costruttivi rispetto appunto alle aree geografiche di appartenenza, ai materiali che appunto sono lì a disposizione.
Quindi ha ripercorso la nascita dell'architettura, potrei dire, no? Ripartendo da quelle che lei ha chiamato radici, che forse più che origine, nel senso più metaforicamente, riesce a raccontare meglio appunto questa epifania dell'architettura che sembra quasi nascere nel grembo appunto della terra, trova spazio all'inizio nel grembo della terra e poi attraverso il suo racconto si manifesta e si rivela ad architettura sottrattiva, diventa poi conquistando, diciamo, la luce al di fuori dello spessore del suolo, diventa un'architettura che si fa additiva pur sempre, quindi da essere contenuta nello spessore del suolo, diventa un'architettura che si radica comunque al suolo. Attraverso tutti gli esempi che abbiamo visto, era forte questo concetto dell'architettura topografica, quindi di questo rapporto stretto, come diceva lei stesso, tra suolo e uomo, tra suolo e architettura. Quindi ha descritto, poi si è concentrato meglio su questo sud del mondo al quale noi stessi apparteniamo. E in qualche modo ha individuato un filo conduttore che è un comune denominatore tra architetture, città e territori del Mediterraneo, ma anche del Medio Oriente. Parlando di una storia che è proprio scavata nell'architettura del paesaggio, una domanda che vorrei porle più come sollecitazione anche per aprire un dibattito eventualmente con gli studenti. In questo sud del mondo, dove comunque abbiamo identificato una caratteristica, no? L'abbiamo chiamato il mondo plastico murario, il mondo dell'architettura fatta di terra e di pietra, di un'architettura fortemente radicata ai contesti e al suolo, pur essendoci una moltitudine di culture così distanti, appunto è possibile parlare di un'identità, per esempio, dell'architettura mediterranea? In cosa riconosciamo i caratteri identitari pur provenendo queste architetture da mondi culturalmente così distanti, pur trovandoci tutti nel sud del mondo? Beh, diciamo, adesso lasciando un momento da parte la questione dei materiali, solo in parte forse quella dei paesaggi, io tanto mi viene da rispondere così. Dunque, intanto uno dei miei maestri, che si chiamava Saverio Muratori, nell'ultima fase della sua vita, lui era un sistematico, era veramente una persona analitica, era anche una persona che aveva una struttura filosofica. Era un vero filosofo, no? Non come facciamo noi architetti che filosofeggiamo. E lui aveva studiato le varie civiltà e come naturalmente queste civiltà esprimevano l'architettura. Sostanzialmente, poi il libro che era praticamente pronto con tutte le tavole di vettura del paesaggio, eccetera, non è mai stato pubblicato. Quindi vi dico anche che le tavole stanno alla Biblioteca di Modena, quindi chiunque può studiarle e impararle e andare avanti anche. Comunque dicevo, lui sostanzialmente diceva: dimmi come pensi, o meglio ancora, dimmi come fai l'architettura e ti dirò come pensi, o viceversa. Insomma, trovava evidentemente un modo molto diretto, molto molto. La gente imposta un discorso, no, se vogliamo, e il modo in cui poi costruisce un edificio, un tempio o anche un paesaggio. Faccio un esempio molto pratico, così ci capiamo subito. Diciamo, noi nel mettere insieme un discorso, naturalmente lo facciamo in modo molto diverso a seconda delle lingue e quindi relativamente anche delle culture. Il cinese scrive una frase brevissima in cui mette i vari segni di cui ognuno ha un significato attraverso una grammatica che praticamente non esiste, li mette uno di seguito all'altro. E poi diciamo che molte differenze sono denotate dal tono con cui tu pronunci quel segno, che potrebbe diventare cavallo oppure mamma, no? E cioè, diciamo che noi diciamo che è un mondo, quindi anche una lingua,
estremamente seriale, tant'è vero che per esempio il primo anno, io ho studiato solo un anno, quindi non posso parlare, dal primo anno si impara a memoria i segni, 500 segni e sei promosso, cioè tu impari i segnetti, il significato e sei promosso, dopodiché puoi anche scrivere delle frasi, per esempio. Ora, comparatelo per esempio con il linguaggio nostro, della nostra lingua, specialmente quello scritto e parlato fino a 50 anni fa, che era fatto di frasi principali, di secondarie, di frasi coordinate, il tutto sorretto da una consecutio temporum impeccabile, no? Che quindi presupponeva una conoscenza del congiuntivo notevole. No? E che prima del punto occupava mezza pagina. Io ricordo, Quaroni scriveva mezza pagina di un libro senza mettere il punto. Ecco, questo mondo è estremamente organico, in cui le parti sono integrate, eccetera, eccetera. Io Muratori lo identificava con il mondo mediterraneo, cioè è un mondo organico, in cui tutte le parti, che sono parti strutturate, si organizzano insieme e stanno insieme per necessità, no? E naturalmente non puoi eliminare una parola da questo discorso, perché cadrebbe tutto il discorso. Questo in una struttura organica. In una struttura invece seriale di tipo cinese, tu elimini una parola, non succede niente, ovviamente. Oppure, per esempio, se tu dici a un cinese, fammi il tempio più grande del mondo, lui prenderà 11 capannucce più o meno, no? Tempietti piccoli come una tenda, no? Anzi, non capannucce, delle tende di pietra, e le ripete lungo un asse, per esempio, no? E allora tu gli dici, vabbè, no, ma più grande, e lui aggiunge due tende. Ma se tu dici a Michelangelo, fammi il tempio più grande, più importante del mondo, lui costruisce San Pietro, la pianta, cioè il tempio centrale, il suo progetto. Cioè un oggetto, un organismo in cui tutte le parti sono profondamente legate e che puoi eliminarne una parte, no, cadrebbe oltretutto dal punto di vista statico. Ecco, penso che quello che tiene insieme il mondo mediterraneo sia questa profonda organicità. Volendo un attimo riportare il tema proprio su un tipo, quello della casa a corte, per esempio, considerato che appunto come lei stesso diceva, il cui ragazzo come prima esperienza di progetto, il primo anno appunto quello della casa unifamiliare, molti ragazzi hanno scelto proprio di progettare una casa a corte. Quindi che differenza c'è? Se esiste una differenza, sempre guardando al sud del mondo, ma anche oltre, penso alla casa a corte di Arvaralto, che differenza c'è? Se esiste una differenza tra la casa a corte, che troviamo per esempio in Egitto, da quella che possiamo trovare in Turchia o addirittura una, diciamo, nel nord del mondo come quella di Arvaralto. Beh, vabbè, come diceva Sordi in un famoso film americano a Roma, dice tu mi provochi, io me te magno. Cioè, Sì, figurati. infatti la provocazione è una domanda. No, è una bella domanda, anche molto correlata a quanto dicevamo prima. Allora, la corte fa riferimento all'idea di recinto, che è una forma archetipa che appartiene a tutta l'umanità. Quindi tutti costruiscono case a corte, i cinesi, gli indiani, i berberi e gli italiani. Molto più di quanto immaginiamo. Gli italiani sono grandi costruttori, erano grandi costruttori di case a corte. La differenza è proprio nel modo di pensare, l'organicità o la serialità, e quindi il modo in cui io aggrego all'interno di questo recinto le parti. Allora, se tu sei cinese, i vari moduli, le varie stanze, se vuoi, per esempio, se vedi un tessuto come quello di Khufu, che è la città di Confucio, no? Cioè, il recinto in realtà è scollegato intanto è scollegato dagli edifici, non sono neanche attaccati al recinto, sono messi dentro il recinto. Non c'è una struttura di assialità che mette ordine in questo sistema.
L'angolo non è risolto, l'ingresso è a baffo, diciamo così, no? Cioè è quello che noi diciamo, è una struttura estremamente seriale, no? Se tu vai poi, che ne so, nel Nord Africa, no? Già siamo nel Mediterraneo, ma è un Mediterraneo, insomma, non tutto organico, non romano, no? E guardi anche le case più evolute a corte, che sono per esempio quelle di Fes, no? Cioè, già una città molto evoluta, con case, con palazzi, di case a corte. Tu cosa vedrai in effetti? Vedrai intanto che il modulo è un modulo stretto e lungo che deriva da un problema costruttivo locale. Usano dei travi corti di palma, e quindi è così. E quindi l'aggregazione. No, di questi cosi, no? Lungo il perimetro del recinto, adesso lo posso solo raccontare, no? Sarà un sistema in castro, tipo, ve la ricordate la seggioletta del Papa che si prendeva così, no? Due persone prendono così e fanno la seggioletta del Papa. Beh, a seggioletta del Papa, che non è un sistema molto organico, no? Perché evidentemente è tutto storto. Però una cosa importante è che il cortile è sempre regolare, è sempre quadrato all'interno. E poi le porte delle quattro stanzone, in realtà, sono tutte in asse nel cortile e quindi sono disassate rispetto alla stanza, ma sono in asse rispetto al cortile. Cioè, già siamo in un mondo in cui si usa un componente seriale, ma lo si organizza in modo organico. Ecco. E poi se prendete una domus di Pompei, romana, allora voi vedrete che intanto c'è un asse che ordina tutto il sistema e la sequenza degli spazi in due corpi. Poi sono tutte organizzate intorno alle due corti. Gli angoli sono risolti, no? Gli angoli sono risolti in quanto tale, cioè il problema architettonico della stanza d'angolo, che è un problema immenso, lì è risolto. Perché? Perché in questo mondo organico non si può concepire che un pezzo va per conto suo. Quindi c'è questo mondo che è organico totale, cioè è organico totale, usa componenti organici e li aggrega in modo organico. Bene, grazie. Io vorrei lasciare spazio ad altri interventi. Devo fare una domanda. Prego, Loredana. Ho faticato a trovare la manina, oggi non riuscivo a prenotarmi. Gli stimoli del professor Petruccioli sono sempre tanti. Allora, io devo ripercorrere però, devo fare un'osservazione più che una domanda, poi mi piacerebbe invece che fosse anche una domanda e ci fosse anche una risposta. Delle osservazioni ripartendo da due condizioni, da due considerazioni che aveva già fatto Mariangela. La prima è come dire, nei tuoi ragionamenti la parola identità viene spesso, credo, con consapevolezza e omessa. La seconda è che credo fortemente, insomma, almeno in tutta la prima parte che tu hai raccontato, è che ci sia un forte rapporto tra la forma degli insediamenti e ovviamente la forma della terra. E lo credo talmente tanto che sia così, che mi viene difficile pensare però che a questa associazione ci sia come un'automatica associazione tra la definizione di continuità riferita a un'architettura che è appunto organica, è una sorta di scollamento quando invece parliamo di un'architettura, io dico paratattica, ma in realtà è quella seriale, che ambedue appartengono in egual modo, perché dipende questo dalla tecnè ovviamente, o meglio dalla tecnica che deriva dalla composizione del termine tecnè. È che questi due modi sono relativi alla costruzione, diciamo, dell'architettura. La costruzione dell'architettura, tanto che negli esempi che tu hai mostrato delle due architetture di Terragni e di adesso me lo sono dimenticato io, va bene,
Tutte e due erano elasticolinee, però hanno con una forma che io dico di sovrastruttura, di fatto poi restituito delle immagini, una che rappresenta un'architettura cosiddetta massiva, quindi quella organica, quella che si costruisce attraverso la sintesi, diciamo, della condizione strutturale, l'altra invece che è elasticolinea, perché, come dire, svuota alcuni contenuti della stessa costruzione. Cioè, che ci sia sempre, è come tra queste due questioni, cioè del rapporto tra l'insediamento, la costruzione dell'insediamento, la forma della terra, la condizione, diciamo, di questa terra, è indubbio che esiste una sinergia, cioè che esiste una condizione di complementarietà, tant'è vero che, secondo quello che io penso, e che questo restituisca effettivamente una questione di identità, e che la perdita oggi di identità ha determinato di fatto lo scollamento tra questo. Si costruisce in altura sul crinale anche condizioni diverse da quelle da te elencate, perché la tecnica, anzi in questo caso devo dire proprio la tecnologia, ce lo consente. Allora, se noi usiamo cioè la riscrittura, non partiamo mai da zero. Come facciamo a recuperare questa identità oggi, dove la tecnologia ci sta sostanzialmente travolgendo? E poi l'altra questione è appunto che l'architettura non può essere sinteticamente definita tale se si usa un materiale o un altro, ma piuttosto dai sistemi di relazione che le parti costituiscono poi l'unità. La stessa definizione di corte, è evidente che se la corte ha il requisito di poter dare luce e aria e, come dire, tenere al suo intorno la condizione dell'abitare, questo lo assolve sia che la condizione di relazione è continua, sia che questa è discontinua, cioè nel senso che ci sono più parti o, come hai detto tu, a baionetta. E poi tutti i dispositivi, ovviamente, sono diversi per cultura. Penso alla baionetta della corte cairota rispetto invece a quella simmetrica della domus, insomma, all'infilata, se vogliamo, prospettica della domus. Cioè che sono delle declinazioni che determinano, e quindi torno alla questione iniziale, che delle forme identitarie di riconoscimento di un sistema culturale. Che è questo che oggi non abbiamo, per cui non riusciamo più a identificare le identità, cioè nel senso che io associo a questo termine un carattere di riconoscimento. Cioè io, se vado ai trulli, capisco che sono nei trulli, se vado nei centri, diciamo, mediterranei, riconosco che sono in quel centro per tutta una serie, diciamo, di condizioni. Poco riconosco se sono a Dubai o se sono forse anche alla Milano che oggi si sta costruendo. Dunque, vabbè, provo a rispondere. Hai messo molte cose su, hai fatto molte domande. Comunque, allora, prima cosa, mi pare, siamo partiti dall'identità. Io non ho problemi a parlare di identità, non l'ho nominata perché non mi è capitato. Anzi, io ho passato tutta la vita a litigare nei paesi islamici con quella gente che voleva l'architettura fatta come astronavi e cose così, no? E adesso da qualche anno invece mi trovo gente che mi chiede continuamente, dice, ma io voglio un'architettura identitaria, io voglio, no, c'è sto principe Salma che vuole assolutamente un'architettura nasida, come faccio a fare un'architettura nasida? E quindi figurati, mi invita a nozze, no? Sto anche lavorando su questa cosa, quindi c'è anche un lavoro. Ma e questo vabbè, quindi il problema non assolutamente non si pone, è chiaro che siamo per architettura identitaria. La questione della casa corte certamente è collegata a un problema culturale. In Italia la corte è quasi scomparsa perché evidentemente prevale l'aspetto sociale della casa che si proietta sulla strada. La gente vuole il balcone che si capisce bene a che serve, ma se gli proponi una casa corte dove prevale l'aspetto privato, no? Se tu vuoi stare in pace devi andare in una casa corte, diciamo la verità, non vince in Italia, è così, ma è così, ciccia.
Nei paesi arabi ancora è proponibile, e c'è anche chi abita in casa corte, per il fatto che l'idea del privato è molto forte e prevale sull'idea del rappresentarsi socialmente nella strada. Questo è un po' il problema. Quindi è un fatto culturale, certamente. La scelta è tutta culturale. Figurati, in Italia è un mondo di esibizionisti, la casa corte probabilmente non ha senso. Sulla questione poi del seriale, del paratattico, eccetera. Dunque, intanto va bene. Io dico sempre che nel valutare un mondo o quell'altro, o un mondo che è più seriale, un mondo che è meno seriale, un mondo come l'India che è una via di mezzo, eccetera, non esprimo giudizi di valore. Però traspare dal mio discorso, ma quello è un fatto, come dire, come un fatto di tipo sportivo. Io appartengo a un mondo e quindi penso anche in un mondo, scrivo in un certo modo. E quindi ho simpatia per certe architetture, istintiva. Mi piacciono le architetture pesanti, mi piace l'architettura romana. Il gotico lo ammiro per la sua arditezza, ma fondamentalmente non lo sento mio. Ecco. Però chiedo scusa se ho offeso qualcuno, non volevo assolutamente. La questione del paratattico è estremamente seriale, certo, figurati. Quindi, diciamo, agganciando il discorso a quanto detto prima, non ci sono giudizi di valore, cioè ci possono essere delle architetture estremamente seriali, no? Quasi seriali casuali, no? E che possono essere estremamente affascinanti, o architetture che comunque sono paratattiche, cioè hanno grosse componenti di seriale casuale. Pensate a Villa Adriana. Villa Adriana è un'architettura di edifici che sono estremamente organici singolarmente, che sono organizzati in modo paratattico. Su un paesaggio inventato e adattato dall'imperatore in funzione del modo di organizzare di questi spazi. E quindi il bello di Villa Adriana, tra l'altro, a parte, a me affascinano anche gli edifici, evidentemente. Ma affascina moltissimo lo spazio interstiziale che si crea tra un edificio e l'altro, che è uno spazio di risulta. Nemmeno. Quindi ripeto, per carità, tutto è architettura e tutto va bene in architettura. Poi tutto può essere bello in architettura o brutto se viene fatto male. No, ma anch'io non esprimevo un giudizio neanche, ma non mi sarei mai sognata. Tra l'altro, io sono della cultura che tu conosci, che appartiene molto alla tua, insomma. E che dicevo che queste due cose però interferiscono piuttosto con la composizione, insomma, cioè piuttosto con una condizione che va oltre. Anche quella culturale, insomma, era questo che dicevo, cioè che sono due condizioni distinte che non stanno dentro un filone di logica, ecco. Avevo il microfono spento, dicevo c'è Claudio Rubini che ha prenotato Ah, un'intervista. sì, grazie, grazie Maria. E no, è proprio queste cose su questi temi appunto dell'identità. Io volevo fare una domanda al professor Petruccioli perché mi ha molto colpito una frase che lui ha detto per inciso all'inizio della sua lezione, no? E dicendo, quando parlava del fatto del titolo della sua lezione, no? Diceva, ma parlo dell'origine o piuttosto delle radici, e ho detto vabbè, lascio perdere l'origine perché qualcuno potrebbe dire: oh, ma che sei il creatore? E se invece fosse proprio così, cioè che ciascuno in realtà è creatore in ogni singolo atto, che so che sembra una cosa molto banale che finisce nell'ovvio, ma in realtà questa cosa ha a che fare con anche con il senso della ricerca anche di Muratori sul soggetto autocosciente, cioè autocosciente delle proprie scelte, e quindi anche il principio, diciamo, della ricerca dell'identità attraverso forme diverse, sta probabilmente nella capacità di scelta. E allora la domanda è: non chiama questo in causa un'altra categoria, che è quella della responsabilità?
rispetto all'azione che ciascuno di noi mette in atto nel momento in cui mette la mano sul foglio? Questa è la domanda. Ma dunque, allora, io ho passato, dunque, creare un'architettura appartiene al linguaggio dei giovani geometri. Io ho per tutta, quando facevo le revisioni dei progetti e dicevano ho creato sta stanza, gli dicevo tu non crei, tu non puoi creare, quindi non puoi usare il verbo creare. Anche perché, soprattutto, non era una questione di religione, figurarsi. Io veramente penso, ho fatto sempre una battaglia e continuo a farla, adesso non l'ho citata, ma insomma era implicito in tutto quello che ho detto io e tanti altri amici, che l'architettura non si inventa, l'architettura si trova. L'architettura si trova e questo dà senso a questo percorso alla ricerca dell'origine. Questo passaggio della meme, no, attraverso la tradizione, lascia sempre una traccia, una traccia fisica, no, della storia, nelle nostre città, nei nostri paesaggi, eccetera, eccetera, che è il riferimento dell'architettura. E quindi noi, quando facciamo questo percorso, raccogliamo questi riferimenti, no, fino a toccare, se vogliamo, anche l'origine. Ma non creiamo niente, perché oggi la maggior parte degli architetti pensano di creare, no? Ovvero si inventano un pupazzo e poi si inventano le regole del pupazzo. E quindi in realtà non è trasmissibile tutto questo, no? Perché se le regole sono autoreferenziali, come fai a insegnarmi l'architettura? A meno che non si fa come Aldo Rossi, il quale addirittura tramite il suo allievo ha creato una scuola, che è una scuola di rossiani, che fanno tutte le finestrelle quadrate come il rosso. Grazie Claudio, grazie professore per le sue risposte. Non so, non vedo altri interventi prenotati da questi studenti del primo anno che ancora sono poco coraggiosi nel proporsi. E quindi... Sì, sto controllando anche, sì, non ci sono altre domande dei ragazzi che non hanno voluto approfittare di questa opportunità, però insomma, come sempre, noi su questi temi ritorniamo. Cioè, ma qualcuno ha scritto una domanda lì? Non la vedo. Adesso no, è apparsa e è scomparsa. Maria Angela, te l'ho girato eventualmente su WhatsApp, così è più facile. Ah. No, vabbè. Eccolo, sì, io non riuscivo, ho un monitor molto piccolo, mi era scomparsa la colonna di destra. Sì, l'ha mandato privatamente in realtà. Dice Luigi Luminoso, come possiamo definire se c'è differenza tra l'opera di Marcello Piacentini, il Palazzo della Civiltà Italiana, rispetto al Palazzo dell'Associazione Nazionale dei Mutilati e Invalidi di Guerra mostrata precedentemente? Dunque, il Palazzo della Civiltà Italiana non è di Piacentini, era di un architetto bravo che è stato il mio professore di urbanistica, adesso non mi ricordo il nome, però possiamo dire che è di Piacentini, perché in realtà il primo concorso era molto simile come risultato a quello finale, ma rappresentava un palazzo con molti più archi, no? E quindi era un palazzo molto più seriale per certi versi, era un po' sgangherato, diciamo la verità. E Piacentini con un colpo di matita lo fece diventare quel capolavoro iconico, spaventoso, fortissimo che è attualmente. Voglio dire, se a Roma c'è un edificio iconico, no? È il Palazzo della Civiltà del Lavoro. Sapete come? Ha preso il modulo del Colosseo. E l'ha riportato sulla stessa dimensione, quindi essendo il modulo più grosso sono venuti meno moduli e quindi è venuto un edificio, diciamo, ripetitivo, quindi seriale, ma diciamo, come dire, molto più forte e molto più potente del l'altro edificio invece è un edificio più, come dire, meno iconico per certi versi,
è molto più radicato anche per certi versi ancora nello spirito dell'architettura classico muraria, certamente. Però anche il primo lo è, insomma, perché poi è un edificio tutto costruito con le volte, no? Eccetera, pur avendo un'anima in parte di cemento armato. È una struttura complessissima che è mista di gabbia di cemento armato, di volte, eccetera. Quindi no, è difficile metterlo dal punto di vista costruttivo in un mondo o nell'altro, chiaramente. Ma insomma. Io le leggo un commento che è comparso nella chat di YouTube. GM Architettura dice: l'architettura non si inventa, si trova. Bellissima definizione, professore. E poi volevo anche approfittare per salutare il professor Michele Beccu, che spero ci senta ancora, che ha seguito tutta la sua lezione, anche lui un docente del nostro Politecnico per tantissimi anni. Per cui mi faceva piacere, insomma, salutarlo e ringraziarlo per aver partecipato a questa lezione. Anche lui sarà protagonista di un seminario. Saluto, ricambio, grazie. Anch'io. Ciao Ottilio, bellissima lezione. Mi ha fatto piacere ritrovare un vecchio amico. Allora, ho seguito e buona parte. Speriamo di farlo in presenza. Scusa se ti ho un po' appesantito. No, figurati. Mi ha fatto piacere, quando posso sto seguendo questo ciclo che ha organizzato Maria Angela, mi chiedevo cosa pensano veramente gli studenti di queste lezioni, perché appunto sono difficili, sono anche la tua oggi era, anzi, comprensibile, intuitiva e chiara come sai fare. Però ecco, c'è una fortissima distanza e disabitudine alla teoria, ahimè, e alla conoscenza anche dei fatti più elementari della sua architettura. E anch'io sono qui a Roma, ho fatto per 6 anni un corso di teoria, lo sto finendo quest'anno, dall'anno prossimo non lo farò più. Mi sono molto divertito perché ho messo a frutto tutto il lavoro fatto a Bari e sono riuscito a riordinare e riorganizzare tutte le lezioni che più o meno avevo fatto, insomma, anche le lezioni fatte con i corsi con voi, con Claudio soprattutto, con Marco, con Carlo, con Loredana, quando abbiamo fatto anche i primi anni di collaborazione con Claudio D'Amato. È stata una veramente una palestra di lavoro, di video, come si organizza una lezione, come si mettono insieme i contenuti. È stato veramente molto utile per me, mi ha molto divertito fare queste lezioni. Quindi ho accolto molto volentieri questo invito di Mariangela a fare una lezione prossimamente in questo ciclo e spero che ci sia modo di discutere. Qui a Roma 3 c'è una piccolissima falange muratoriana che fa capo a Michele Zampilli, che tu conoscerai senz'altro, che lavora su queste cose, devo dire, con molto. No, fanno... Ieri c'è stata una tesi dottorato che abbiamo licenziato su Arcuata del Tronto, ha fatto una ragazza con, appunto, diciamo, chiaramente ispirata al vostro modo di lavorare, era molto seria, ha fatto molto bene. Io ti confesso che rispetto a questo metodo ho sempre avuto alcuni dubbi, ma voglio dire, sono studi serissimi, ho dei dubbi nel senso che trovo che ci sia un eccesso materialistico, no? di determinismo, no? Come diceva Cellini in un suo articolo di non molto tempo fa. C'è un determinismo e mi sembra troppo tutto predeterminato dalle condizioni del suolo e quella bellissima linea di frattura che tu hai fatto oggi, che hai indicato tra il mondo appunto degli abeti e il mondo della sabbia, della terra. Forse appunto sono molto più intrecciate le cose, io credo. Poi penso ci sia
nella civiltà, diciamo, del costruire c'è poi l'idea, c'è l'ideale, quindi ci sono degli scatti logici e inventivi che sono dati dagli ideali architettonici, no? Quella cosa a cui che ha inseguito per tutta la vita Claudio D'Amato, e con grande fatica e grande dedizione e anche grande sofferenza. Io penso che le cose sono molto mischiate, però mi piace molto il vostro lavoro e penso che siete molto bravi. Io collaboro quando posso alla rivista dove sta U più D, dove sta Matteo Jeva, dove sta Strappa, ho scritto delle cose per loro. E, beh, poi il tuo lavoro, insomma, mi sembra un filone di ricerca molto serio. Ecco, trovo che ci sia ancora, cioè penso che ci sia, che sia tutto il pensiero di Muratori, insomma, era, poi naturalmente si è molto evoluto, però penso che sia quello di Muratori fosse molto inficiato da un fatto, non lo so, ecco, di un determinismo eccessivo, di un meccanicismo, e poi, a parte che i suoi libri c'era un lato anche molto oscuro, forse un po' mistico, non lo so, misticheggiante, che non sono mai riuscito a leggerli fino in fondo. Studiando, lavorando, ho capito che, insomma, le cose sono molto più semplici. Ad esempio, un autore che noi amiamo, che è stato alla base di tutta la modernità, no? Come Schinkel, ad esempio, era meccanico, era uno che faceva queste cose monumentali, neoclassiche, neogotiche, neogreche, cioè ogni volta usava lo stile che gli faceva più comodo. Però faceva delle cose di un avanguardismo tecnologico pazzesco per il tempo. Faceva degli interni per una chiesa diversi, cioè staccati e intercambiabili rispetto all'involucro murario esterno. Faceva la Neue Wache, faceva apparire la muratura di mattoni dietro un tempio neogreco a pilastri dorici, cioè utilizzava le voltine antincendio prese dall'edilizia industriale inglese del fine Settecento. Capito? Cioè faceva un sacco di pasticci con l'architettura, era molto sperimentale, eppure poi riusciva a tenere tutto insieme, cioè la stessa pianta dell'Altes Museum, che noi tutti studiamo e riconosciamo come il prototipo del museo archeologico, era disorganica, era fatta con le sale e le gallerie abbattute, senza nessuna soluzione dei problemi d'angolo, cioè senza nessuna organicità come quella che noi intendiamo abitualmente e che ad esempio a Bari abbiamo studiato. Io non sono riuscito a concludere un testo per questa cosa che ha curato Giuseppe Fallacara su Claudio. Mi dispiace molto, è stato un po' un dolore per me perché ce l'ho scritta, non sono riuscito a mandarla in tempo, lui ha chiuso il libro, ma va bene. Però ho provato a scrivere proprio questo. Cioè c'è stata 3 anni di sperimentazione proprio sullo statuto dell'organismo architettonico, che secondo me è stato importantissimo e fondativo. E difficilmente credo ci sia stata in una scuola italiana una riflessione sull'organismo architettonico così come c'è stata a Bari, questo è sicuro. Sono assolutamente certo di questo, proprio nei suoi dati storici, di evoluzione, di studio, poi in particolare nei dottorati che abbiamo fatto e che voi avete, che tu hai fondato con Claudio, i primi cicli di dottorato sul progettare paesi del Mediterraneo, è stata un'indagine a tutto campo veramente di grandissima rilevanza, insomma. Quindi ecco, le cose sono sempre molto complesse, molto stratificate, però viva Dio, c'è chi come te ha una storia personale di studi talmente lunga, radicata in quei territori, per cui sentirti ogni volta è un piacere. Grazie. Figurati. Però voglio dire una cosa.
Due cose. Allora, una cosa è un complimento. Io adesso invecchiando sono diventato impaziente. Michele Becco è uno dei pochissimi architetti, diciamo, modernisti, diciamo così, Magari. contemporaneisti, no? Contemporaneista. Con cui parlo volentieri perché è un dialettico, è una persona, come dire, non è un fondamentalista. No, Quindi assolutamente. mi piace sempre di discutere con lui. E quindi volevo sottolineare una cosa a proposito del problema determinista. Dunque, io sono un personaggio anomalo perché in realtà sono come Dr. Jekyll e Mr. Hyde, perché nasco nel mondo di Quaroni, ho vissuto con lui e quello che lui mi ha, come dire, messo dentro nel mio istinto è il suo modo di pensare molto, molto sintetico e anche scettico. E soprattutto l'idea appunto che non esistono i bianchi e i neri, ma tutto è un po' grigio, eccetera, eccetera, che è molto bello e anche molto fascinoso, però didatticamente è molto pericoloso. Ah, certo. Perché in realtà tu a questi poveri ragazzi non gli dai mai una certezza. Dici sì, potrebbe essere grigio, ma un po' più grigio, oppure un po' meno grigio. E allora, per esempio, io non sono determinista, non è vero che credo fino in fondo che una morfologia terrestre determina la storia che avviene su questa cosa, no, no, non ci credo veramente. Ci credo parecchio, però invece dico, dimmi quale paesaggio hai e ti dirò qual è la tua storia, o che cosa avviene su questo paesaggio. Ecco. Questo insomma volevo dire, da quando appunto io mi pongo il problema di dover lasciare qualcosa agli studenti, quando cazzeggiamo diciamo fra architetti eccetera, allora mi piace essere più dialettico, ma quando devo veramente parlare con gli studenti preferisco essere un po' apodittico. No, ma sono molto d'accordo con te. Queste cose vanno raccontate e poi naturalmente bisogna approfondire, è chiaro, insomma. Col tempo, però, intanto col tempo i ragazzi penso che ritroveranno in queste lezioni, sfoglieranno come abbiamo fatto noi, appunti e quant'altro. E li troveranno sicuramente formativi. L'importante è che studino e che aprano dei libri, soprattutto perché, come tu ci hai insegnato, non c'è internet che tenga, ci vogliono i libri. Ci vogliono i libri con le figure, con le parti scritte e, come dire, anche la curiosità di andare a scoprire cose nuove sempre. Bene, scusate questa No, scusa interruzione. me. Dai. No, insomma, è un piacere, insomma, aprirsi al confronto, è un po' il senso di questi seminari che appunto ho costruito proprio con la volontà di ascoltare anche punti di vista diversi, se vogliamo, tra di loro, per quanto credo che effettivamente i ragazzi del primo anno partire da una semplificazione per arrivare poi a descrivere le ibridazioni sia un po' un percorso in Certo, qualche modo obbligato assolutamente. dal punto di vista, diciamo, meramente del metodo didattico. Quindi avremo tutto il tempo di parlare delle ibridazioni, magari lo potremo fare, professor Becco, anche attraverso la sua. Ah, ma anche dalla continuità, però la continuità è fatta anche di salti vertiginosi. Penso di Certo. aprire, apro la lezione che farò da te tra un mesetto. Mostrando due cose dello stesso edificio, cioè lo sperone dello Stern, capito? Del Colosseo e dall'altro lato l'altro intervento, cioè uno rispetta gli ordini e va appunto per strati orizzontali, e invece lo sperone è fatto nel 1804, è un segno potentissimo, assertissimo, sembra essere fatto ieri. Quindi, cioè, ci sono molte maniere di lavorare sullo stesso tema con metodi molto differenti. Ecco, Certo. questo.
ma non voglio rubarvi altro tempo. Grazie, ciao A te, Attilio, sempre, è ciao stato un Rubini, piacere e grazie a ciao Claudio, lei. ciao Loredana e ciao Ciao a Ennio tutti. anche. Grazie. Io ricordo che la lezione del professor Becco è prevista per il 26 maggio e appunto si Ciao intitolerà Michele, ciao a Giustizia, una tutti. frase a un Bene. testo già scritto. Colgo l'occasione per riportare i saluti anche del professor Antonio Riondino che mi ha scritto in privato, che quindi anche lui ha seguito la lezione del professor Petruccioli e mi ha chiesto di appunto comunicarle i suoi saluti. Io non vedo altri interventi prenotati, per cui ringrazio tutti, in primis il professor Petruccioli, Claudio Rubini, la professoressa Ficarelli, il professor Becco per la loro Grazie a partecipazione. te e complimenti per questo piccolo ciclo, è molto bello. Grazie, grazie. Volevo lasciarne anche traccia, quindi poi insomma vi Bene. informeremo sulle evoluzioni di questo progetto, perché insomma è bello anche consegnare agli studenti anche i prossimi. Una memoria anche scritta di queste lezioni, di questi punti di vista, che insomma sono una fonte di arricchimento, devo dire, non solo per gli studenti, ma anche per me in primis. Quindi sono molto grata perché abbiate tutti quanti accolto questo invito. Vi saluto Grazie. ancora, nella speranza di rivedervi tutti presto, ovviamente dal vivo. Ringrazio anche i ragazzi per la loro, insomma, partecipazione apparentemente muta, ma vi assicuro che attraverso i nostri Ah, canali beato. È riservati si normale. dibatte. Devono un po' abituarsi, insomma, ad aprirsi al confronto anche loro. Di nuovo un ringraziamento a Ciao, tutti arrivederci. e Ciao, buonasera. vi auguro una buona Ciao. serata. Ciao. Arrivederci. Grazie a tutti, buona serata. Ciao. Arrivederci.